Here we go for our video tools of the day. Sì, innanzitutto ormai la febbre si è tolta. Ho solo un leggerissimo, leggerissime scorie di mal di gola, di tosse, eccetera, ma praticamente si è tolta. Alla fine è durata una settimana. Poi, today vorrei ricordare che oggi moriva Napoleone, che se non ricordo esattamente la data in questo momento e l'anno, ma di sicuro il 5 maggio viene ricordato storicamente per la morte di Napoleone in Corsica, se non erro, alla sua isola natia, Sant'Elena. Adesso non ricordo tutti i motivi, eccetera, sono stati anni da quando l'avrò studiato, insomma, ma faceva piacere ricordare questo. Napoleone, tra l'altro Manzoni, Alessandro Manzoni, non so, ovviamente il nostro grande poeta e scrittore, qui c'è scritto anche una poesia in suo onore che si chiama proprio, scrisse una poesia in suo onore che si chiama proprio il 5 maggio. E tra l'altro poi io sono molto curioso del film che uscirà, diciamo, prossimamente con Joaquin Phoenix, che è un grandissimo attore, che appunto quando quei film sono brutti, lui certamente, grazie a lui che si salva, ad esempio Joker. Secondo me, di Todd Phillips non è un gran film, ma è la sua prova che lo rende grande. Ma il film in sé non è niente di che. Però, appunto, Joaquin Phoenix è uno dei più grandi attori viventi. Poco da fare. Quindi, attendo con ansia la sua prova in quel film, vedremo. Poi, appunto, pensando ancora a ieri, non so se avete visto il video di ieri sulle vittime, diciamo, di. Sulle vittime di Superga, l'attentato di. Cioè, l'attentato. La strage di Superga. Dissi che avrei dedicato il pezzo che avrei caricato oggi sulla tastiera, sempre se ce la faccio col tempo. Comunque, se ce la faccio col tempo, se avete visto un prep, diciamo. È un pezzo di Bach che è l'andante dalla sonata per viola da gamba, diciamo, e tastiere, BWV 1027, e cioè due clavicembali e viola da gamba, viola da gamba, BWV 1027, movimento andante, che appunto è un grandissimo pezzo veramente, tra l'altro inserito anche nel film Before Sunrise, da Richard Linklater, grande regista, ma soprattutto grande film questo. E consiglio vivamente, se non erro, film del 95 e 96, che è una trilogia tra l'altro. Sì, è una trilogia con altri due capitoli. Scusate per la voce, mi è venuta stesso adesso così. Comunque, con altri due film, se non erro, uno del 2009 e uno del 2017. Comunque, prima del tramonto, prima di. Della sera, mi pare, prima di mezzanotte, no, prima di mezzanotte e prima dell'alba, sono i titoli dei tre film, ma il primo è certamente un capolavoro, anche il secondo, il terzo un po' meno, ma una grande trilogia, però il primo consiglio assolutamente di vederlo perché va davvero un capolavoro con questo pezzo finale di Bach, appunto straordinario. Poi ci sono anche altri film di questo regista, un film animati, un'animazione particolare, adesso non mi ricordo il tipo, con Keanu Reeves anche, ma come protagonista, ma sono davvero anche molto belli quei film, lo consiglio questo regista, veramente molto bravo. Uno di quelli che mi fa pensare. Comunque, veramente un gran film con Ethan Hawke e Julie Delpy protagonisti, ma protagonisti anche negli altri due film. Sono due grandi attori. Io Ethan Hawke personalmente l'ho amato in diversi film, ma in particolare in Training Day, con cui se non erro, no, l'ho conosciuto, non mi ricordo, ma certamente Training Day con Denzel Washington, un gran capolavoro di Antoine Fuqua. Tanto info qua, e poi anche in onore al padre e alla madre, che in realtà è un altro titolo in inglese, al momento mi sfugge, di Sidney Lumet, film del 2007, con anche un altro grande attore, secondo me uno dei più grandi attori che abbiamo avuto in generale, ma anche quelli che erano viventi fino a qualche anno fa, purtroppo è scomparso di recente, 8 anni fa, è che è Philip Seymour Hoffman, come sa anche, diciamo, Youssef, certamente attore molto caro anche a lui. Comunque sì, il pezzo è davvero straordinario, appunto il video compete sempre in descrizione, ripeto, lo dedico, credo, alle vittime della strage di Superga, grande strage aerea di Superga, dove morì tutta la squadra del Torino, ma
calcio, ma andate a vedere il video di Iri che ho già spiegato tutto lì, però in generale se volete informarvi meglio andate a vedere un po' che io ho detto comunque c'è le cose in maniera sintetica, sono cose comunque scritte in maniera molto più approfondita. Poi sì, volevo parlare un attimino delle due, cioè in realtà sì, delle due grandi imprese che hanno fatto il Liverpool, sì, in Champions, in semifinale ritorno, il Liverpool 2 giorni fa e Real Madrid ieri. Per quanto riguarda il Liverpool, devo dire effettivamente mi congratulo poi con l'amico Grabalocker, che diciamo, è sostenitore del Liverpool, così come tutti i sostenitori del Liverpool. Sì, diciamo, hanno fatto davvero un'impresa eccezionale. Già, però in realtà il Villarreal aveva fatto un'impresa nel primo tempo, che già uno lì è incredibile quello che era accaduto. E io, appunto, dopo quello che era accaduto nel primo tempo, francamente, non avrei mai detto che la partita sarebbe terminata poi come è terminata, da 2-0, quindi una situazione di pareggio dall'andata, 2-2 fu pareggiato il risultato dall'andata. Liverpool poi fece 4 go 3 gol, scusate, in rimonta al secondo tempo, e quindi già il primo tempo del Villarreal ebbe qualcosa di straordinario, incredibile, bravo l'allenatore Emery che è riuscito a mettere sotto per un tempo Klopp. Tra l'altro Emery è un grande allenatore perché ha vinto 4 Europa League, se non era anche 5, addirittura se non era di sicuro 3 consecutive con il CV e Siviglia negli ultimi, mi pare, diciamo, fino al 2021, al 2018-2021, 2019-2021, non vorrei sbagliare. Comunque poi invece Liverpool riuscì a rimontare la partita 3-2, cioè veramente un qualcosa di straordinario, con quello abbiamo capito, diciamo, dopo... Per l'ennesima volta lo strapotere del Liverpool probabilmente in questo momento ha nel mondo da diversi anni, ma il plauso certamente va a Klopp, Jürgen Klopp, allenatore che secondo me ha dato quello che ha fatto praticamente, che ha dato la classica scossa negli spogliatoi, ma effettivamente perché la squadra poi era completamente un'altra il secondo tempo, comunque veramente è stato un grande spettacolo, ci sto ancora pensando, incredibile quello che è accaduto, ma incredibile anche quello che è accaduto ieri, perché il Real Madrid appunto che stava perdendo 1-0 contro il Manchester City, che a quel punto si sarebbe qualificato alla finale. Mancavano praticamente pochi 2-3 minuti, più minuti di recupero, ma Real Madrid, incredibile, ancora una volta, ma in tutta questa Champions, ha ribaltato il risultato. Non solo ha pareggiato la partita stessa, ma poi ha fatto 2-1 e quindi ha superato il risultato dell'andata 5-4, ma addirittura, dice addirittura 5-5, scusate, ma addirittura è riuscito a vincere nel primo tempo supplementare con 3-1, ribaltando proprio la partita con Benzema, grandissimo attaccante, se non erro 18 gol in quello di ieri in questa Champions, ha quasi raggiunto il record di Raul, se non mi sbaglio, meno 2 gol. Raul è il più grande capocannoniere della Champions del Real Madrid. Sì, hanno fatto questo risultato davvero straordinario, 3-1 con Carlo Ancelotti, che già ha vinto la Liga pochi giorni fa, praticamente è andato al 35esimo campionato, ha vinto il Real Madrid, ma lui ha vinto, l'unico allenatore al mondo, ha fatto questo, 5 campionati diversi, i migliori 5 campionati ha vinto, qualcosa di incredibile quest'uomo. Tra l'altro abbiamo avuto anche a Napoli 2 anni fa, ma ha fallito, non è che ha fallito perché non è andato bene, perché lui ha bisogno solo di grandi giocatori, purtroppo dimostra la sua storia, al Napoli non ha avuto quel... Sì, scusate se mi sono spostato, comunque... Dicevo, lo dimostra la sua storia, il fatto che qua insomma non ha avuto giocatori così forti che lui, poi ti vanno consentiti, diciamo, di far rendere al massimo la squadra. Lui purtroppo, cioè per fortuna, ma anche purtroppo, perché poi anche un limite questo, se è stato davvero un allenatore straordinario sarebbe riuscito a vincere anche qui, anche se comunque le soddisfazioni per vittorie singole, anche se non ha ottenuto trofei qui, comunque se le è tolte. Però, dicevo, non ha potuto vincere quello che ha vinto in altri, cioè con altre squadre, perché comunque appunto non ha avuto quei grandissimi giocatori che ha avuto e che ha tuttora, se pensiamo appunto alla grandezza del Real Madrid, della rosa del Real Madrid. Sì, e quindi diciamo questo, però assolutamente uno dei più grandi allenatori, non solo ancora viventi, ma che a questo punto, ma anche già da anni, proprio la storia del calcio mondiale. Io sono un suo grandissimo estimatore, infatti faccio fare il tifo per lui, il suo Real Madrid che fa veramente emozionare in questa Champions League. La finale sarà il 28 maggio contro il Liverpool.
E poi devo dire che io a volte vorrei abbandonare la visione del calcio, soprattutto quando penso al mio Napoli Calcio che ogni anno ci illude che vincerà qualcosa di importante, ma poi puntualmente non vince mai nulla. Questo perché alla società interessano solo gli incassi, non interessa, e quindi va tutto a vantaggio del presidente. Tipica mentalità del capitalista, pensa solo all'arricchimento personale. La sua azienda, ma io se vedo ancora il calcio, cioè, a volte appunto vorrei abbandonare, dico, non lo voglio vedere più, soprattutto la Serie A, eccetera, però se vedo ancora il calcio, grazie soprattutto alla Champions, altro che Serie A, il campionato di Serie A prima era un grande campionato, quello italiano, ma adesso non lo è più da diversi anni, secondo me è diventato un campionato molto mediocre, ma già i campionati stranieri sono di un altro livello, no? Quello inglese, quello tedesco, quello spagnolo, quello olandese, ma la Champions League, appunto, ringraziamola perché grazie a questa competizione io quando vedo il calcio mi emoziono ancora. Ieri e l'altro ieri, poi con queste due partite di cui ho parlato, mi sono davvero, davvero goduto. Si gode davvero anche più del sesso, diciamo così, quando vedi queste partite. Poi qui abbiamo un telecronista, commenta su Amazon Prime, Sandro Piccinini, ma uno dei più grandi forse il più grande telecronista in assoluto che abbiamo avuto. Cioè in Italia ancora, che commenta ancora, ma io direi anche sul podio dei migliori, anche rispetto a quelli del passato, forse con Bruno Pizzul e altri pochi, con Francesco Ripice, diciamo, ma per me Sandro Piccinini è veramente non il migliore in assoluto, perché non ragiono mai per assoluto io, ma veramente sul podio, insomma, la top 5, il migliore in assoluto, veramente. Grazie a lui per le partite, già sono queste partite sono grandi partite di per sé, appunto, ma la sua telecronaca diventerà ancora più strabiliante, quindi. Sì, bello spettacolo, davvero speriamo che sia lo stesso spettacolo anche la finale, detto il 28 maggio a Parigi. Sì. L'anno prossimo, cioè praticamente tra qualche mese, anche il Napoli è ritornato in Champions, non ci giocava da 2 anni, però praticamente quando io dico le grandi partite di Champions non parlo quelle delle squadre italiane perché il calcio italiano anche in Champions è carente, praticamente da più di 10 anni perché l'ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions è stata l'Inter. Maggio 2010, quindi certamente quando parlo di grandi partite di Champions mi riferisco alle nostre squadre italiane, anche perché poi che cosa succede? Partecipiamo, ma poi usciamo agli ottavi o ai gironi addirittura, o se ci va proprio bene agli ottavi di finale o massimo ai quarti. L'unica eccezione è stata la Juventus, che ha raggiunto due finali, una nel 2015 e una nel 2017, ma perché aveva proprio squadre fortissime in quei casi, veramente fortissime, e però poi comunque non le ha vinte le finali contro Real Madrid e il Barcellona. Capirai appunto, sono due squadre fortissime in quegli anni. Però appunto dicevo, mi emoziono solo per queste partite, queste grandi squadre, come ieri Real Madrid, Manchester City, Villarreal, Liverpool. Queste squadre che arrivano fino in fondo, perché queste sono veramente le squadre più forti del mondo, non solo d'Europa. Tant'è vero che poi vanno a fare anche i mondiali per club, che sono appunto delle mini champions, insomma, per il mondo, che squadre che si sfidano anche con le squadre del mondo, con altre squadre, non solo dell'Europa, ma anche del mondo. E quindi sì, non ci parlo certo mica, ripeto, delle sfide champions. Certo, a volte le squadre italiane ci sorprendono ancora. Ancelotti, per esempio, a noi ci ha fatto vincere con Liverpool. Nel girone ci ha fatto pareggiare in casa loro e vincere in casa qui, ma comunque vincemmo anche gli anni precedenti con un altro allenatore, se non erro Sarri, non vorrei sbagliare, ma comunque sono le eccezioni. A volte facciamo queste partite così grandi, ma le squadre che arrivano fino in fondo sono sempre quelle di chi abbiamo visto ieri, che abbiamo gli anni precedenti. Quelle sono veramente squadre di calcio autentico e fanno calcio nel senso più puro. Dobbiamo sempre imparare da loro, grande calcio. Meno male che esistono queste squadre, che esiste questa Champions. Io sono contento di vedere ogni volta che mi fa emozionare, così come tutti i grandi tifosi di calcio, immagino. Meno male. Viva il calcio, ma questo calcio, no, quello lì italiano che vale molto meno rispetto a questo. Questo è ancora il vero calcio per me. E poi, ultimissima cosa, pensavo anche a quella straordinaria pasta alle lenticchie che ho mangiato ieri. Uno dei miei piatti preferiti, quando è cotta bene, è davvero un altro piatto straordinario. I miei piatti preferiti sono fondati su legumi, ma anche pasta e lenticchie,
pasta e cavoli è il primo posto assoluto, ma qualcuno sa, ma la pasta e lenticchia, diciamo, quando è cotta bene come l'ho cotta ieri, è un piatto altrettanto straordinario. Spero che anche a qualcun altro piaccia, comunque qui come facciamo qua in Italia. Comunque non lo so, comunque è un piatto in generale che si fa bene da tutte le parti, è davvero fantastico, delizioso, buonissimo. Credo di aver detto tutto. Scusate se mi dilungo sempre, ma io ho sempre tante cose da dire, vorrei parlare sempre di tante cose. Quando parlo di cose che mi prendono non la finisco più. Spero che comunque qualcuno abbia la pazienza sempre di vedere questi miei video pensieri così lunghi e che gli piacciono. Dico a tutti, ma qualcuno ogni tanto. Queste comunque ricordatevi sono delle aggiunte, l'importante sono i report. Comunque sì, credo di aver detto tutto, nel caso venisse qualche altra cosa in mente, come al solito l'aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.